in questo numero di Motori Magazine. Jeep Grand Cherokee, arriva in Italia la quinta generazione. Yamaha MT e XSR, più facile averle con la supervalutazione dell'usato. I nuovi pneumatici parlano il linguaggio dell'innovazione. In molti l'hanno aspettata a lungo, ordinandola senza averla nemmeno provata o vista dal vivo. Le icone come Grand Cherokee mantengono inalterato il loro appeal tra gli appassionati, o forse è meglio definirli esperti, perché la Jeep top di gamma è innanzitutto e ancora un vero fuoristrada, con performance ottime in tutte le condizioni, anche grazie a 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado. Insomma, dove quasi tutti i SUV si fermano, il Grand Cherokee accelera e va oltre. La quinta generazione, presentata nel 2021, arriva ora anche in Italia dopo aver attraversato l'Atlantico. Viene infatti prodotta solo a Detroit, perché quello è il mercato di riferimento. In Italia in 200 l'hanno già ordinata e in Jeep si punta a quota 1000 vetture vendute in un anno. La nuova versione plug-in non diventerà mai full electric, ecco perché già nel 2027 in Europa non sarà più in vendita. A spingere la nuova Jeep, un motore elettrico che offre fino a 51 km di autonomia e un propulsore benzina turbo compresso da 2 litri che appartiene alla famiglia di motori Global Medium Engine di Stellantis. Nel complesso il sistema 4x eroga 380 cavalli combinati e 637 Nm di coppia. Due gli allestimenti, Overland e Summit Reserve. L'accelerazione da 0 a 100 km orari richiede appena 6,3 secondi e si possono superare i 200 km orari. Gli interni sono in stile puramente Yankee, con materiali di pregio, compreso il legno, e forme squadrate. Tutto molto essenziale e pratico, perché pur avendo a bordo i sistemi di infotainment più avanzati, la Jeep è fatta per viaggiare e consumare la strada. Il prezzo è compreso tra 96.000 e 106.000 euro. Yamaha Naked o dal design retro? La gamma XSR da una parte e quella MT dall'altra sono sorelle, ma non sono gemelle. Pur condividendo molte componenti, a cominciare dai motori, vanno in direzioni completamente opposte e dividono gli appassionati, che però le scelgono con costanza premiandole. Sono infatti tra i modelli più venduti della casa giapponese. Ora però, strade così diverse vengono nuovamente a ricongiungersi, perché Yamaha ha avviato un'operazione commerciale. Sulla MT-09 e MT-09 SP offre fino a 1000 euro per la supervalutazione dell'usato, oppure accessori in omaggio per un valore equivalente. Sulle MT-10 e MT-10 SP si sale fino a 1500 euro. Stessa offerta per la XSR 900, su cui Yamaha supervaluta l'usato fino a 1500 euro, oppure offre accessori fino alla stessa somma. Per XSR 700, XSR 700 Legacy, XSR Tribute si torna a 1000 euro. Per tutte sono disponibili i finanziamenti YouEasyGo, moto diverse per prestazioni molto diverse, che spaziano dai 47 cavalli della versione depotenziata della XSR 700 fino ai 165 della MT-10 SP, dotata di ammortizzatori intelligenti. All'avanguardia in tutte le dotazioni di sicurezza, con diverse conformazioni dei telai, tutte le XSR e le MT vantano maneggevolezza e stabilità, insieme a design sempre iconici. Il settore degli pneumatici è in costante evoluzione, anche alla luce dello sviluppo del mercato dell'auto elettrica. Ne ha parlato in un'intervista a Barbara Millucci per l'agenzia Italpress Simone Randò, responsabile dello sviluppo dei prodotti consumer di Bridgestone. Fare innovazione significa principalmente rimanere aggiornati con gli ultimi trend del mercato in termini di nuovi materiali, materiali più sostenibili, ma anche trend legati alla digitalizzazione, l'utilizzo dei big data ad esempio, l'utilizzo della telematica. Per far questo è importante la presenza in tutto il mondo, perché ciascuna area del mondo può avere la sua specificità e può avere dei nuovi trend di sviluppo. Quindi la Bridgestone, essendo un produttore globale, può sfruttare una rete di centri di ricerca e di tecnologie, in particolare i principali sono tre e uno di questi è in Italia, a Roma.
L'ambito delle auto che sono sempre più elettrificate, parliamo chiaramente delle macchine elettriche, quali sono le caratteristiche che deve avere un pneumatico per essere maggiormente efficiente, insomma, per rendere la guida anche semplice allora, e confortevole? Le caratteristiche principali di un pneumatico per una macchina elettrica le riassumerei in tre punti di vista. Innanzitutto, il pneumatico deve essere molto efficiente in termini energetici, cioè deve consumare meno energia possibile per rotolare, e questo è quello che si chiama la resistenza al rotolamento. Chiaramente l'energia è un bene particolarmente prezioso in una macchina elettrica, perché sappiamo che ricaricare le batterie oggigiorno ancora non è così semplice. Al secondo posto metterei la rumorosità, perché chiaramente un veicolo elettrico non ha il rumore del motore e quindi il rumore di rotolamento del pneumatico si sentirebbe maggiormente. E da un terzo punto di vista, la resistenza ai carichi maggiori che ci sono in un veicolo elettrico, in termini sia di peso, chiaramente a causa del pacco batterie, sia a causa delle performance dei motori elettrici, che sono molto alte, hanno molta coppia, no? Possono avere un'accelerazione molto forte, e quindi il pneumatico, se non dimensionato adeguatamente, potrebbe consumarsi prima del tempo. Chiaro.